In questo momento abbiamo 874 casi di positivi, di cui 39 in ospedale e tutto il resto al domicilio, distribuiti su tutta la provincia. Come sapete c'è il focolaio di Gradina Mertina che è diventata zona rossa, abbiamo un grosso focolaio sempre sul distretto di Taormina, Giardini e Taormina. Messina ha i suoi 70 positivi in questo momento in città, poi ci sono focolai a Savonara, un po' ovunque, diciamo, poi si è spalmata la situazione. La differenza rispetto a marzo è che a marzo noi avevamo massimo 300 positivi ed erano concentrati su 4 focolai e quindi di facile gestione, perché c'era il focolaio dell'IRCS, il focolaio della casa di riposo come d'incanto, il focolaio dell'RSA di San Marco d'Alunzio, il focolaio della casa di cura Cristo Re. Quindi riusciva a marginalizzare, confinando, avendo solo 4 focolai, facevi il cordone di sicurezza e riuscivi un attimino a gestirla. Oggi invece questi 874 casi sono spalmati su tutto il territorio e quindi è un po' di difficile gestione. I tamponi sono limitati in modo estremo. Solo ieri abbiamo fatto 700 tamponi a Messina, quindi tanto per capire un attimino il target. E siamo arrivati al limite della processazione, perché stiamo riempendo tutti i laboratori per processare i tamponi, che hanno anche loro un limite massimo di capacità produttiva.